Un saluto a tutti e benvenuti sul mio canale. Ogni settimana pubblicherò dei video relativi allo sviluppo di sistemi ridotti e possibili varianti, metodi di gioco, giocate a raddoppio, sistemone della settimana e proposte di scommesse dei campionati calcistici più seguiti. Oggi vi parlerò di uno dei tanti possibili metodi di gioco a speculare, di come viene rappresentato, di come giocarlo e come fare per recuperare le perdite per poi guadagnare. Con il gioco a speculare non si può puntare a vincere grandi cifre in un sol colpo, ma è un gioco che ci permetterà di accumulare tante piccole vincite. Nel metodo di oggi, che vi andrò ad illustrare, userò una delle giocate più facili da prendere, che è il segna casa o segna ospite. In questa metodologia di gioco a speculare è importante usare questo tipo di giocate che all'80% risultino vincenti, altrimenti non riusciremo a chiudere velocemente il gruppo di partite giocate e perderemo tutto il nostro capitale messo a disposizione. Ma prima di iniziare facciamo una piccola premessa. Solitamente il metodo più semplice per cercare di vincere qualcosa sono le giocate a raddoppio. E come potete notare nell'esempio, nell'immagine, gioco 2 euro, per esempio, gioco 2 euro per vincerne 4, dunque 2 euro in più. Però se perdo una partita, perderò 2 euro. E per recuperare i 2 euro persi e vincerne 2, dovrò giocarne 4. Se perdo ancora, ne dovrò giocare 8, successivamente 16 e poi 32. In pratica, se perdo 5 tentativi, perderò 62 euro per cercare di vincerne 2. Quante volte ci è capitato di giocare questo tipo di scommesse e perderle per colpa di una partita? Il metodo che vi andrò a proporre in questo video è proprio quello di giocare queste partite in singola, in modo da limitare le perdite nel caso andassimo a perdere solo una partita. Procediamo con il descrivere i primi passi da fare. Una volta scelte le partite, per prima cosa dobbiamo andare a cliccare su Sistemi. Una volta cliccato su Sistemi, si aprirà nella parte sottostante un elenco che rappresenterà i vari sistemi possibili da poter giocare. Il primo numero da sinistra che vedrete rappresenta il numero di eventi da giocare per colonna, dunque 1 significa un evento, e cioè in singola. Il numero che troverete più a destra rappresenta il numero di colonne che andremo a giocare per questo sistema, e cioè 5 singole, perché abbiamo un elenco di 5 partite. Più a destra troviamo la casella dell'importo da giocare per colonna, dove andremo ad inserire 1 euro in modo da giocare questo sistema di 5 partite in singola da 1 euro per colonna, per un totale di schedina di 5 euro. In basso viene riportata la vincita potenziale massima nel caso prendessimo tutte le partite di questo sistema. Adesso vi spiegherò tramite questa tabella quello che in realtà succede quando andiamo a giocare le partite con questo metodo. Inizialmente abbiamo scelto le nostre 5 partite, in questo esempio tutte da 1,15, con quota 1,15. Poi abbiamo giocato le 5 partite in singola da 1 euro, per un totale di 5 euro. Mettiamo il caso vincessimo tutte e 5 le nostre partite, vinceremo 5 importi da 1,15 euro, per un totale di 5,75 euro. Dunque 5,75 euro di vincita meno 5 euro di giocata, andremo a guadagnare 75 centesimi. Nel caso in cui ne vincessimo 4 di partite, andremo a vincere 4 importi da 1,15 euro, per un totale di 4,60 euro. Dunque 4,60 euro di vincita meno 5 euro di giocata, andremo a perdere 40 centesimi. Nel caso in cui ne vincessimo 3 di partite, andremo a vincere 3 importi da 1,15 euro, per un totale di 3,45 euro. Dunque 3,45 euro meno 5 di giocata, andremo a perdere 1,55 euro. Dopo aver illustrato in linea generale quello che potrebbe succedere, possiamo iniziare una simulazione vera e propria per capire come procedere. Gioco il mio primo biglietto con il mio sistema in singola.
Mettiamo il caso, perdo solo una partita, dunque perdo 40 centesimi. Con la schedina successiva devo giocare un importo tale da permettermi di recuperare la somma che ho perso, che sono i 40 centesimi, e guadagnare qualcosa. Su questa tabella ho riportato tutti i valori utili per sapere all'istante quanto devo giocare per recuperare le perdite e andare in guadagno. Naturalmente sta a voi decidere quanto giocare, se andare in guadagno di poco oppure usare di più. Naturalmente vi consiglierei intanto di annotarvi questa tabella. Qui praticamente ho riportato la singola, quando vado a giocare sulla singola, l'importo che vado a giocare per biglietto, considerando che sono 5 partite, e l'incasso totale nel caso andasse a prendere tutte le partite che gioco. E questo praticamente, in questa colonna ho riportato il guadagno che andrò ad avere nel caso prendo tutte le partite. Dunque qui abbiamo che gioco 1 euro in singola per un totale di 5 euro, se le prendo tutte le partite incasso 5,75 euro per un guadagno di 75 centesimi, dunque sono 5,75 meno 5 euro. Più in basso abbiamo una quota 1,50, dove gioco 1,50 in singola per un totale di 7,50 euro. Nel caso becco tutte le partite guadagnerò 8,62 euro per un guadagno totale di 1,12 euro. Naturalmente tutti questi riferimenti sono calcolati con le quote a 1,15. Naturalmente se io giocherò quote un po' più alte, naturalmente questi importi di incasso aumenteranno e dunque aumenterà anche il guadagno. Questa è la prima parte della tabella e in quest'altra immagine ho riportato la seconda parte, che arrivo praticamente fino all'importo di 12,50 euro in singola per un totale di giocate di 62,50 euro. Per il momento moderiamo le nostre giocate giocando sul limite. Dunque, dopo il mio primo biglietto ho perso 40 centesimi, adesso giocherò praticamente 1 euro in singola per poter guadagnarne 75. Mettiamo il caso che anche nel mio secondo tentativo, giocato da 1 euro, perdo una partita, dunque perdo 40 centesimi più i 40 centesimi precedenti, sono in perdita di 80 centesimi. Ritorno alla mia tabella. Sto perdendo 80 centesimi, dunque adesso giocherò 1,50 euro in singola per guadagnarne 1,12 euro. Mettiamo il caso che anche nel mio terzo tentativo, giocato da 1,50 euro in singola, perdo solo una partita. Dunque perderò 62 centesimi. Più gli 80 precedenti, sono in perdita di 1,42 euro. Ritorno alla mia tabella. Sommando le tre perdite, sono sotto di 1,42 euro. Dunque adesso giocherò 2 euro in singola per guadagnarne 1,87 euro. Mettiamo il caso che anche nel mio quarto tentativo, giocato da 2 euro in singola, perdo una partita, dunque perderò 80 centesimi più 1,42 euro di quelli precedenti, perderò in totale 2,22 euro. Analizzando numericamente quanto è successo, con il mio metodo a speculare, con i 4 tentativi andati a vuoto avrei perso 2,22 euro, che sono 40 centesimi al primo, 40 al secondo, 62 al terzo e 80 centesimi al quarto, per un totale di 2,22 euro. Mentre con il metodo classico a raddoppio avrei perso 30 euro, 2 euro al primo tentativo, 4 al secondo, 8 al terzo e 16 al quarto, per un totale di 30 euro. Naturalmente prima di iniziare a giocare in partenza dobbiamo avere sempre un capitale da dedicare esclusivamente per il gioco, per esempio un 50 o 100 euro. Copiatevi queste tabelle che possono sicuramente farvi risparmiare tempo ed evitare calcoli ripetitivi quando dovete giocare i vostri biglietti. Naturalmente, se non riuscite a recuperare le perdite e guadagnare con l'utilizzo del vostro capitale che avete messo a disposizione per il gioco, vi consiglio di fermarvi, perché sicuramente il vostro metodo di scelta delle partite non è valido. Spero che questo video vi sia stato utile. Potete iscrivervi al mio canale, lasciare un mi piace o condividerlo con gli amici. Un saluto a tutti, ci vediamo al prossimo video. Ciao!